Benvenuti, siamo con il professor Dario Janes, già ordinario di pedagogia dell'inclusione alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria alla Libera Università di Bolzano, cofondatore del Centro Studi Erickson di Trento, per il quale cura anche alcune collane, autore di libri e articoli e direttore della rivista Viva. Benvenuto, professore. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Professor Janes, è uscito da poco il suo ultimo libro, edito dalla Erickson, Specialità e Normalità, scritto a quattro mani con la professoressa Edrun Demo. Perché quel punto interrogativo a fine del titolo? Qual è il dilemma da affrontare? Allora, il dilemma da affrontare è il seguente. Allora, intanto bisogna chiarire cosa vuol dire specialità e normalità, no? I due corni, diciamo, del dilemma, no? Allora, normalità è la scuola di tutti e di tutte, il programma di tutti, la partecipazione, l'essere con gli altri, il valore, diciamo, di sentirsi immersi nel flusso, no? Questa è la normalità, cioè noi tutti abbiamo bisogno di normalità, no? Di sentirsi accolti, di sentirsi parte del gruppo, di sentirsi anche desiderati, no? Nel senso dell'appartenenza. Questa è la normalità, sto nel flusso, diciamo. Dall'altro lato c'è la specialità, perché se io sono un po' particolare, diciamo, no? Se ho un mio funzionamento magari fragile, difficile o addirittura problematico, io sono un po' speciale, diciamo, non in senso, come dire, peggiorativo, no? Ma proprio nella mia unicità, nella mia peculiarità, e allora ho bisogno di qualcosa di speciale, no? Faccio un esempio banale, no? Se io ho difficoltà ad accedere a un testo perché ho un disturbo di lettura, io ho bisogno di qualcosa di speciale, no? Un computer che lega per me, cioè un qualcosa di particolare, no? Di unico, come dire, no? Che incontra il mio bisogno, o se io ho un disturbo dello spettro autistico, ad esempio, o se io ho un background migratorio, per cui ho bisogno di qualcosa di più, di speciale, di differente, no? Allora, queste sono due istanze, no? C'è il bisogno di normalità, diciamo, il bisogno di specialità, che ci portano però dentro dritti ad un dilemma, perché se io seguo la linea della normalità a tutti i costi, cioè in maniera ideologica, dico, ma non c'è problema, no? Siamo tutti uguali, dunque si fa la stessa cosa per tutti, che non c'è problema. L'importante è sentirsi parte di. Però in questo modo non riesco a rispondere, no? A dei bisogni particolari di qualcuno che ha effettivamente un bisogno speciale. Dall'altro lato, se seguo anche lì in maniera cieca, in maniera ideologica, il versante della specialità, dico, vabbè, ma questo c'ha bisogno di questo intervento, di quest'altro, per cui magari non posso farlo nella normalità del flusso dell'attività con i compagni, ma devo avere una stanzina, devo avere un insegnante specializzato, devo avere tutta una serie di apparati, cioè mi metto in una dimensione che è quella dello specialismo, ecco, direbbe Andrea Canevaro, che chiaramente ha tutto il rischio che porta con sé. Diciamo, per questo parliamo di dilemmi, del separare, del marginare, dell'etichettare, del, no? del consegnare la cosa solo sul versante tecnico. Allora, queste sono le due dimensioni. Scegli una, vantaggi e rischi, scegli l'altra, vantaggi e rischi. E lì abbiamo cercato di tenerle invece insieme, no? Ecco, diciamo che quando si parla di inclusione, è sempre necessario comprendere l'estensione che si dà a questo termine, ovvero in maniera più restrittiva o in maniera più estensiva. E cambia proprio l'approccio, è un vero e proprio approccio diverso. Ci spiega cosa cambia tra un'interpretazione restrittiva dell'inclusione rispetto ad una estensiva? Ma è molto semplice e difficile allo stesso tempo, perché semplicemente si può dire, vabbè, ma se parliamo di inclusione, parliamo non di qualcuno, tipo so, quelli alunni con disabilità, quelli col DSA, quelli con altre forme di BES, eccetera, che sono sempre qualcuno rispetto a tutti e tutte, ma parliamo di tutti e tutte, cioè con tutte le varie differenze, le varie situazioni di unicità personale. Questo è l'allargamento. Quando si parla di inclusione a livello internazionale, loro, cioè i colleghi
all'estero ci bacchettano sempre, perché dicono: voi parlate tanto di inclusione, però parlate solo dell'unico BES, con disabilità, eccetera. Mentre parlare di inclusione vuol dire parlare di tutti e tutte, per cui chi ha, per esempio, anche una iperdotazione intellettiva, chi ha un background migratorio, chi ha una condizione familiare particolare, chi ha, insomma, tutte le l'infinita varietà delle differenze umane, no? Questo è lo slittamento, diciamo, di paradigma. È chiaro che questo allora vuol dire coinvolgimento di tutte e tutti gli insegnanti, non solo ovviamente del sostegno, vuol dire un cambiamento importante nella didattica ordinaria, ecco, vuol dire questa estensione. E io vorrei fare anche una piccola provocazione, un passo ulteriore, no? Se mi consenti. Cioè, inclusione, il concetto di inclusione presuppone sempre un dislivello di potere tra chi può includerti e chi invece è incluso. Allora, la visione più critica del concetto di inclusione dice: attenzione, no? Per evitare questo dislivello di potere, no? Dei già inclusi, che includono come concessione, diciamo, no? Ad altri la possibilità di partecipare, è più giusto parlare di convivenza rispettosa, reciprocamente rispettosa, di tutte le varie unicità personali. Questo è un concetto che fa riferimento, per esempio, a Alex Langer, per dire, tutta la visione più critica, no? dei rapporti di potere, no? Pensiamo, per esempio, a Foucault, per esempio. Ecco, questa visione in cui non si parla più di chi può includere un altro, ma del fatto che le differenze, diciamo, si come dire, convivono reciprocamente, valorizzandosi, scoprendo le cose che uno può dare all'altro e cercando di tenere insieme, come cerchiamo di fare appunto nel libro, la specialità necessaria, però nella normalità, non fuori. Ecco, voi parlate anche nel libro del trilemma dell'inclusione, ovvero empowerment e normalizzazione. Il secondo, normalizzazione e decostruzione, e il terzo, decostruzione ed empowerment. Ci spiega questi tre passaggi? Ecco, allora è un po', come dire, difficile nel breve tempo che abbiamo svilupparla questa cosa, perché questa cosa è un'ulteriore evoluzione, no? Delle cose che avevamo pensato ancora nel 2006, no? Ma faccio un esempio. Se io, come questo è una prospettiva che viene dal mondo di lingua tedesca, in cui c'è particolare sensibilità alle minoranze, no? Allora, se minoranze di vario genere, no? Allora, pensiamo, per esempio, a una minoranza che dice: io voglio sviluppare il mio senso di forza, di potere, no? Il mio empowerment, per cui mi do una struttura identitaria molto forte, no? Cioè mi autorappresento in maniera, cioè mi costruisco la mia identità, perché voglio affermare il mio essere differente, no? Rispetto a una situazione. Allora, questa è un'ottima strategia di empowerment, però dall'altro lato ti porta magari lontano dalla normalizzazione, no? Cioè dal fatto di, no, essere dentro normalmente, diciamo, non so, pensiamo all'orientamento sessuale, ad esempio, no? Cioè, puoi dire: io mi costruisco la mia identità forte, un mio pride, diciamo, no? Molto forte, per cui, no? Costruisco la mia identità, per cui è una logica di empowerment, che però dilemmaticamente rispetto invece a normalizzarmi, cioè, perché normalizzarmi vuol dire far sentire e vivere qualunque tipo di orientamento sessuale nella normalità e non più nell'eccezionalità. Allora, questa tensione, ad esempio, è una tensione, no? Faccio un altro esempio. Supponiamo che io abbia un disturbo dello spettro autistico e io sia un attivista che vuole affermare, no, questa identità autistica, per cui io dico: voglio rivendicare, insomma, in internet ce n'è tantissime persone che fanno questa cosa in maniera molto meritoria, e costruendo un'identità e potenziandosi, no? Cioè nell'empowerment su questa differenza. Dall'altro lato, dice, beh, però, dall'altro lato la tensione per alcuni può essere invece quella di
mimetizzare queste caratteristiche normalizzandole e mascherandole un po', no? Stando dentro della normalità. C'hai un vantaggio e uno svantaggio da una parte, un vantaggio e un svantaggio dall'altra, no? Questo è uno degli esempi, per dire, di questo dilemma. Ecco, la logica dei dilemmi è proprio questo, cioè che ti trovi in una situazione in cui se ti sposti da un lato hai i vantaggi di quella posizione, ma anche gli svantaggi. Se ti sposti dall'altro compensi questi vantaggi, ma magari ti arrivano altri svantaggi. Questo è il nostro messaggio in fondo, no? Cioè, una scuola inclusiva così complessa ha bisogno di consapevolezza di queste, no? Di queste dimensioni dilemmatiche. Le soluzioni non sono semplici, no? Però prima cosa bisogna essere consapevoli che i dilemmi ci sono. Questa è la primissima cosa. Ecco, professore, lei prima parlava di convivere, quindi all'interno di un gruppo classe si alternano vari docenti. Allora, a questo punto le chiedo, qual è il valore del lavoro di gruppo dei docenti nel suo insieme, coinvolgendo anche i docenti curricolari, quindi non lasciando soli i docenti di sostegno e gli assistenti specialistici? Ecco, questa è un'ottima domanda, perché porta esattamente dentro alla soluzione di questi dilemmi, nel senso che, allora, noi diciamo, se ho delle caratteristiche speciali, da un lato, necessarie. Pensate per esempio a una situazione in cui, per esempio, abbiamo un ragazzino a scuola che comunica solo attraverso, come Claudio Imprudente, che è un personaggio che io invito tutti quanti a osservare in internet, un personaggio grandissimo dal punto di vista della cultura e della disabilità, che comunica attraverso una tavoletta di plexiglass dove sono incollate tutte le letterine, lui con lo sguardo traccia e comunica attraverso questo marchingegno. Diciamo. Un'altra persona legge lo sguardo, una persona dedicata, un operatore o un'operatrice dedicata e parla al posto suo. Allora, questa è una situazione molto speciale, no? Immaginiamolo di averlo in una scuola secondaria, no? Un alunno così. Bene, allora a quel punto lui ha bisogno, essendo speciale, ha bisogno di un intervento speciale. Allora, la soluzione del dilemma qual è? Vorrei dire, questa competenza speciale è o non è diffondibile nella normalità dei colleghi di lettere, storia, geografia, matematica, diritto, cioè quest'altra normalità, no? Può essere resa un po' più speciale? Cioè quella competenza di leggere lo sguardo attraverso la tavoletta e capire cosa ti vuol dire, cosa ti vuol comunicare Claudio, questo è normalizzabile. Cioè la sfida della quella che abbiamo chiamato la speciale normalità, no? Tenendo insieme queste due cose, no? È proprio questa. Cioè quella specialità necessaria per qualcuno può diventare contesto speciale, ma anche normale, contesto normale reso più speciale, se la metti dentro. Allora, tenere separate le cose ti pone il dilemma, perché dici, ma se solo l'operatore specifico può parlare, allora questo isola e separa Claudio. Se lo metti Claudio senza operatore, senza niente di speciale, nella normalità, nessuno capisce, non riesce a comunicare, da quel punto devi intrecciare le cose. Allora, un po' di aspetto tecnico entra nella normalità e la normalità, accogliendo l'aspetto tecnico, diventa un po' più capace di rispondere ai bisogni e, normalizzando l'aspetto tecnico, anche l'aspetto tecnico diventa un po' più morbido, un po' più, come dire, sostenibile all'interno di contesti normali. Faccio un altro esempio, interventi specifici tipo ABA, ABA con l'autismo, no? Con disturbi dello spettro autistico. Anche lì, se tu crei una separazione, allora, tecnico ABA va a scuola, però lavora solo separato, non coinvolge i docenti curricula, cioè lì si sta creando la separazione. Mentre se riusciamo a mettere insieme queste cose e far passare un po' di tecnica nella normalità e la normalità cogliendola la umanizza, diciamo, la normalizza, tu hai raggiunto, diciamo, una via d'uscita dal dilemma che non è nella separazione della scelta, ma è nel rifiutare il dilemma stesso, no? Cioè nel pensare alla Edgar Morin, non o,
Oh, ma cioè tieni insieme le cose. Questa è la grande sfida che ancora nel libro del 2006, che tra l'altro ha avuto grande successo, è stato tradotto in varie lingue, però sentivamo l'esigenza, diciamo, di fare un passo ulteriore, insomma, perché intanto sono successe tante cose in questi 16 anni, insomma, il concetto di inclusione, come dicevi tu prima, si è allargato, insomma, sono coinvolte altre, insomma, anche la logica del dilemma si è evoluta, insomma, ecco, questo era l'obiettivo che ci siamo proposti con questo libro. Ecco, chiudiamo con un'ultima domanda. Appunto, stavamo dicendo questo problema di coinvolgere il tecnico, quindi spesso si lascia l'insegnante di sostegno a lavorare con i ragazzi in difficoltà. C'è un problema a questo punto, dobbiamo dircelo, di formazione, in particolare per quanto riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado, dove i docenti hanno una formazione sulla materia e poco sugli aspetti psicologici e pedagogici. Abbiamo affrontato varie volte anche nelle nostre interviste questo aspetto qui, che è differente rispetto alla scuola primaria, dove gli insegnanti oggi escono dalla scienza della formazione primaria, dove lei ha insegnato fino a poco tempo fa, e quindi hanno già una formazione più specifica in questi ambiti. Come si può cambiare anche questo handicap tra primaria e secondaria? Allora, innanzitutto bisognerebbe dar gambe a quelle previsioni normative che dicono almeno invece di 24 mesi di CFU ne devi fare di più, per cui bisogna nobilitare la formazione per l'insegnamento, perché non è concepibile che uno vada in aula a scuola secondaria di primo grado o di secondo senza alcuna preparazione psicologica, pedagogica, metodologica, didattica. Questo è Non è da un paese civile, diciamo. Però tutti i vari governi hanno fatto casino su questo, insomma, questo dobbiamo dircelo. Allora, questo è il primo step che coinvolge ovviamente la progettazione universitaria e così via. L'altro step, però, che mi preme forse di più, è la formazione sul campo, perché la formazione sul campo situata è quella che fa cambiare realmente i comportamenti, più di quella universitaria. Allora, quella universitaria ti dà alcune cose, ma poi sul campo, cioè quando tu entri in aula per la prima volta, no? Tu hai bisogno di un affiancamento, hai bisogno di qualcuno, no? Insomma, con cui confrontarti, con cui progettare insieme delle cose, con cui osservare, con cui, insomma, questo è il normale percorso di apprendimento di un lavoro così complesso. Allora, ad esempio, il cambiare il ruolo degli insegnanti di sostegno, io lo sostengo ormai scusatemi, gioco di parole, da più di 10 anni, no? Cioè, se noi prendessimo i docenti di sostegno più bravi, e ne abbiamo veramente tanti, ma tanti, che hanno studiato, hanno sviluppato una competenza incredibile, e invece che appiopparli, diciamo, a due o tre ragazzini, li facessimo diventare delle figure di esperto itinerante che si muove nelle classi, che osserva, che dà una mano concretamente a organizzare una didattica inclusiva, ma che sposta i banchi, no, che lavora coi curricolari, per dire qui possiamo differenziare, qui possiamo articolare l'oggetto di questa tua attività formativa in vari livelli, in vari gradi di libertà, in una didattica più aperta, cooperativa, organizziamo insieme i gruppi. Allora, io curricolare naif o con poca esperienza, mi sento formato, diciamo, vis-à-vis, cioè fianco a fianco con una persona che mi fa leggere la situazione in un certo modo, mi fa prestare attenzione a certe peculiarità individuali. Insomma, ho bisogno di questa forza, diciamo, anche perché i dati lo dimostrano, sempre più nella scuola entrano insegnanti senza alcun tipo di esperienza, senza alcun tipo di esperienza, non solo sui posti di sostegno, ma anche sui posti comuni. Questo è un problema enorme. Per cui, in quei 200.000 insegnanti di sostegno che abbiamo oggi in Italia, io credo che ce ne siano almeno 30-40.000 che possono fare questa cosa qua, cioè esperto itinerante che forma e affianca i colleghi di classe curricolari nel realizzare una didattica inclusiva.
E questa sarebbe la formazione più efficace, perché è peer-to-peer a fianco, situata sulle situazioni concrete e non in teoria, come può essere un corso universitario. Per cui questo sarebbe anche l'altro valore aggiunto di una riforma del sostegno, di fatto. Grazie, professor Janes, per essere stato con noi. Grazie a voi, in bocca al lupo.